rassegna stampa di oggi, 19 gennaio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Iniziamo subito con le notizie. Firenze, prima la Boccia e poi la assume il sindaco. La figlia del presidente della Corte dei Conti, promossa alla città metropolitana da Nardella, era stata respinta al concorso in comune. Soltanto coincidenze, dicono tutte fiorentine. Il 26 ottobre il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha assunto negli uffici della città metropolitana la 28enne Celesta Oranges, priva di esperienza professionale e con in tasca una laurea magistrale in legge. Incidentalmente Celeste è la figlia di Acheropita Mondela Oranges, che guida la procura della Corte dei Conti della Toscana dopo esserne stata a lungo vice procuratore generale e soprattutto dopo aver richiesto nel 2014 l'archiviazione per Matteo Renzi in un procedimento aperto a suo carico. Popolare Vicenza, sequestro da 1,73 milioni a Zonin Company. Stavano cercando di sottrarre i beni agli inquirenti. Le Fiamme Gialle hanno eseguito sequestri a carico di 5 imputati dell'inchiesta che è prossima all'udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio di inizio ottobre, che riguarda in totale 7 persone. Smog, Italia convocata a Bruxelles, rischia il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sotto accusa per i livelli di NO2 e PM10. Il ministro dell'Ambiente Calletti, insieme ai colleghi di altri 8 Stati dell'Unione, incontrerà il commissario Vella per un aggiornamento sulle misure pianificate in materia di qualità dell'aria. Il nostro Paese è sottoposto a 2 procedure di infrazione, per la concentrazione appunto di biossido di azoto e particolato atmosferico. Boraschi di Greenpeace dice sarà un confronto imbarazzante. Il governo italiano è stato del tutto inoperoso. Cellulari e tablet in classe, via libera della ministra Fedeli. 10 punti destinati a far discutere il pianeta istruzione diviso tra chi vorrebbe il divieto assoluto dell'uso come in Francia e chi pensa che possano essere un'opportunità se cambia il modo di fare lezione. In cantiere anche altre 2 novità, il curriculum di educazione digitale e il coding. Secondo me non devono entrare in classe questi 2, né tablet né cellulare. Il buon libro è sempre la cosa migliore, cari amici. E veniamo all'ultima notizia di oggi, di stasera. Trump in video alla Marcia per la Vita, presidente più anti-abortista della storia. Il repubblicano parlerà alla Casa Bianca alle 18:15 ora italiana, quindi già l'ha fatto, su uno schermo gigante montato per i manifestanti riuniti sulla spianata del National Mall. Esattamente un anno fa, alla presenza di soli uomini, il Tycoon firmava lo stop ai finanziamenti ai gruppi internazionali che praticano l'interruzione di gravidanza. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.